Grazie Presidente, onorevoli senatori, membri del Governo. Prima di entrare nel merito del provvedimento che giunge oggi all'esame di questa Assemblea, vorrei rivolgere un sentito ringraziamento ai Presidenti e a tutti i senatori delle Commissioni riunite, alle forze di maggioranza, al mio gruppo, al Presidente Romeo, per avermi consentito di svolgere in quanto senatore ligure il ruolo di relatore per l'ottava Commissione, di cui non sono il componente titolare. Allo stesso modo ringrazio il senatore Pepe, che ho sostituito per il provvedimento nella Commissione Lavori Pubblici. Mi soffermerò pertanto sulle norme del decreto legge di cui si propone la conversione, che riguardano gli interventi messi a punto dal Governo per fornire il necessario sostegno al territorio e alla popolazione di Genova, così profondamente colpiti dal crollo del viadotto Polcevera, per favorire la ripresa economica di quei territori, nonché per innalzare, più in generale, il livello di sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento è giunto all'esame del Senato con numerose integrazioni, riconosciuti miglioramenti dopo l'approfondito esame svolto alla Camera dei Deputati, passato anche attraverso l'ascolto dei territori coinvolti, dei loro rappresentanti istituzionali, del mondo del lavoro, delle imprese e della società civile. Il lavoro svolto dal relatore onorevole Flavio Di Muro per la parte di competenza dell'ottava Commissione ha appunto consentito di vedere riconosciute all'interno del decreto oggi in approvazione tutte le esigenze, mostrando le sensibilità del Governo in merito alla tragedia che ha colpito Genova e i suoi abitanti. Mi si permette altresì di ringraziare il Governo ed in particolare il Vice Ministro Rixi, che da ligure e genovese ha saputo far vedere riconosciute le esigenze di Genova, dei genovesi, in questo provvedimento, consentendo alla città di poter guardare con fiducia al futuro in termini di rilancio e di competitività. La necessità di consentire l'avvio immediato delle attività di ricostruzione e di aiuto delle popolazioni impongono ora di procedere al più presto per la conversione del decreto, per rispettare i termini costituzionali, ma soprattutto per accelerare l'entrata in vigore delle norme introdotte alla Camera. Penso in particolare alle misure per gli sfollati. Mi preme ora ringraziare il Governo per l'apertura dimostrata durante l'esame nelle Commissioni riunite, mediante l'accoglimento della maggior parte degli ordini del giorno presentati, sia dalle forze di maggioranza che di opposizione. Degli 89 ordini del giorno esaminati, infatti, il Governo ne ha accolti 55 nel testo dei proponenti, 21 in un testo riformulato dai presentatori e infine ne ha accolto uno come raccomandazione. Quanto al testo del provvedimento, il capo 1 contiene le norme su Genova. In particolare, articolo 1. Disciplina l'istituzione e i poteri del commissario straordinario per la ricostruzione, individuato dal Governo dopo l'adozione del decreto del Sindaco di Genova Marco Bucci, nonché la composizione della struttura commissariale. Si prevede che il commissario, che dovrà garantire le attività della demolizione per lo smaltimento dei materiali di risulta, nonché la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, operi in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo, oltre al rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, il rispetto delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Diverse disposizioni regolano poi i rapporti tra il commissario straordinario e la società Autostrada per Italia per S.p.A. In particolare, è stabilito che il concessionario del tratto autostradale, alla data dell'evento, sia tenuto a far fronte alle spese di ricostruzione dell'infrastruttura e di ripristino del connesso sistema viario. In caso di omesso versamento, il commissario potrà procedere all'individuazione di un soggetto pubblico o privato che anticipi le somme necessarie all'integrale realizzazione dell'opera. A garanzia dell'immediata attivazione del meccanismo di anticipazione, per assicurare il celere avvio dell'attività del commissario, è comunque autorizzata la spesa di euro 30 milioni annui dal 2019 al 2029. Il commissario straordinario può procedere ad affidare, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, la realizzazione delle attività concernenti il ripristino del sistema viario a soggetti diversi dal concessionario del tratto autostradale e da società o soggetti da quest'ultimo controllato. Presidente, difficile, è difficilissimo parlare così. Ha ragione, senatore. Se cortesemente l'Aula può permettere al relatore di fare la propria relazione con una attenzione sì, un pochino più marcata e meno chiacchiericcio. Vi ringrazio, prego. L'esclusione della società Autostrada dalla realizzazione delle attività di ricostruzione è motivata
con l'eventualità che il concessionario sia responsabile, in relazione all'evento, di grave inadempimento del rapporto concessorio. L'articolo 1 bis, finalizzato alla tutela del diritto dell'abitazione, disciplina la procedura per le cessioni volontarie e gli eventuali espropri dell'unità immobiliare, oggetto delle ordinanze di sgombero emanate in seguito al crollo del Ponte Morandi, con la previsione della corrispensione di un'indennità ai proprietari e agli usufruttuari posta a carico del concessionario del tratto autostradale. L'articolo 1 ter introduce misure specifiche per l'esecuzione delle attività di demolizione e ricostruzione del Ponte Morandi e per la verifica e messa in sicurezza da parte della concessionaria autostradale di tutte le infrastrutture viarie oggetto di atti convenzionali, con particolare riguardo ai ponti, ai viadotti e ai cavalcavia. Per fronteggiare le necessità conseguenti al crollo del Ponte Morandi, l'articolo 2 autorizza l'assunzione del personale da parte degli enti territoriali e dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale. Si dispone poi l'integrazione di 9 milioni di euro per l'anno 2018 e di 11 milioni di euro per il 2019 dalla contabilità speciale intestata al commissario delegato per l'emergenza, individuato ad agosto, subito dopo il crollo del viadotto, nel presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. L'articolo 3 contiene una serie di agevolazioni fiscali per gli immobili che a seguito del crollo del Ponte Morandi hanno subito danni o sono stati oggetto di ordinanze di sgombero. È stata inoltre introdotta la possibilità di prevedere l'esenzione dal pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia. Con l'articolo 4 sono riconosciuti i benefici economici delle imprese e ai liberi professionisti, con sede operativa all'interno della zona danneggiata, che abbiano subito un decremento del fatturato, mentre con l'articolo 4 bis, in analogia con quanto stabilito per le famiglie dell'articolo 1 bis del decreto legge, sono introdotti indennizzi per la cessione volontaria o l'esproprio degli immobili che ospitano le imprese o abbiano subito danni. Anche in questo caso gli oneri sono posti a carico del concessionario autostradale. La medesima previsione vale anche per il ristoro della perdita e dei danni subiti delle attrezzature e dei materiali aziendali. In deroga alle disposizioni generali in materia di ammortizzatori sociali, l'articolo 4 ter dispone che venga concessa ai lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, penalizzati nell'attività lavorativa, un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale. Un'indennità una tantum è poi riconosciuta ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi che abbiano dovuto sospendere l'attività a seguito del crollo. L'articolo 5 prevede stanziamenti per il finanziamento dei servizi di trasporto aggiuntivi, per l'efficientamento di trasporto pubblico regionale e locale, per l'integrazione tariffaria tra le diverse modalità di trasporto nel territorio della città metropolitana di Genova. Sono poi destinati 20 milioni per il 2019 e per il rinnovo del parco mezzi utilizzati, con priorità per i mezzi di propulsione elettrica, ibrida e idrogeno. Con riferimento all'autotrasporto, sono stanziati 20 milioni di euro per il 2018 per il ristoro delle maggiori spese affrontate in conseguenza del crollo del Ponte Morandi. Per la realizzazione di opere viarie, di collegamento o comunque inerenti alle mobilità sono attribuite 5 milioni di euro al Comune di Genova. Si prevede infine che, con riferimento alle opere individuate come itinerari di viabilità alternativa, il commissario delegato possa autorizzare varianti in corso di esecuzione in deroga all'articolo 106 del Codice dei Contratti Pubblici. L'articolo 6, al fine di garantire l'ottimizzazione dei flussi veicolari logistici in ingresso e in uscita al porto di Genova, affida al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il compito di sovraintendere alla progettazione e alla realizzazione in via d'urgenza di infrastrutture ad alta automazione, di sistemi informatici e delle relative opere accessorie. Per le esigenze di carattere operativo e logistico in ambito portuale derivanti all'evento, sono poi attribuite risorse alla Capitaneria di Porto di Genova. Sempre con riferimento all'esigenza di salvaguardare la funzionalità del Porto di Genova e di ottimizzare i flussi veicolari e logistici, l'articolo 6 bis autorizza assunzioni di personale presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Con l'articolo 7, al fine di superare l'emergenza e favorire la ripresa delle attività economiche, viene istituita la zona logistica speciale, Porto e Retroporto di Genova, con la previsione dell'applicazione di procedure semplificate per le imprese che avviino un programma di attività imprenditoriali o di investimenti nei territori ad essa ricompresi. Sono poi previsti contributi finalizzati a sostenere il trasferimento di una quota di trasporto merci da gomma ad altre modalità, con particolare riferimento al trasporto ferroviario, con la previsione anche di compensazioni per il concessionario del servizio di trasporto ferroviario. L'articolo 8 istituisce, nell'ambito del territorio delle città metropolitane di Genova, una zona franca urbana con la concessione di serie agevolazioni fiscali per le imprese ivi stabilite. L'articolo 9 incrementa per gli anni 2018-2019 la quota di riparto del fondo di finanziamento
degli interventi di adeguamento dei porti riconosciuta ai porti ricadenti nell'ambito dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, destinato inoltre a tale autorità un contributo aggiuntivo di 4,2 milioni di euro per il 2018. L'articolo 9 bis dispone che il commissario adotti un programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dall'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova, da realizzare a cura dell'autorità di sistema portuale con l'applicazione delle deroghe già definite dall'articolo 1 del decreto legge in esame. L'articolo 9 ter, al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali presso il porto di Genova, proroga di 5 anni l'autorizzazione attualmente in corso per l'esercizio dell'attività di fornitura di lavoro temporaneo e prevede la possibilità che venga corrisposto al soggetto fornitore di lavoro un contributo per eventuali minori giornate di lavoro rispetto al 2017. L'articolo 10 contiene norme sulla competenza... Senatore, mi scusi, sono più di 40 articoli e lei ha terminato il suo tempo. Visto che sta facendo l'elenco, le devo chiedere però di concludere. Il capo 2 contiene disposizioni per la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti. L'articolo 12 prevede di decorrere dal 1 gennaio 2019 l'istituzione dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture. L'articolo 13 si procede con l'istituzione presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche, il cui sviluppo risponde alla necessità di garantire una costante verifica dello stato del grado di efficienza delle opere pubbliche, in particolare per i profili riguardanti la sicurezza, anche tramite le informazioni ricavate dal sistema di monitoraggio. L'articolo 14, chiedo scusa, previsto dall'articolo del successivo articolo 14. Tale sistema, al quale sovrintende il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sulla base dei dati forniti dal gestore, riguarderà le infrastrutture stradali e autostradali. Gli articoli 15 e 15 bis autorizzano l'assunzione del personale al Ministero della Giustizia e delle Infrastrutture. L'articolo 16 integra poteri dell'autorità di regolazione dei trasporti e settore autostradale. L'articolo 16 bis estende infine gli interventi di manutenzione straordinaria al ponte ferroviario stradale San Michele sull'Adda, Paderno, le disposizioni vigenti relative allo sblocco degli interventi sugli assi ferroviari Palermo-Catania, Messina-Napoli-Bari. Grazie, senatore Ripamonti. Il relatore, senatore...